Marco, sei entrato proprio nel primo tempo e alla fine l'hai chiusa. Sì, dai, è stata. Non è mai facile entrare, diciamo, un po' a freddo, no? Infatti speriamo che Daniele Bugaletti, il nostro insomma bomber, non si sia fatto niente di grave. E poi per fortuna siamo riusciti alla fine a portare a casa questo punto, che non è tanto importante per la classifica, nel senso un punto alla fine a volte, però per la prestazione, perché credo fare risultato positivo col Siena, insomma, non è da tutti, e quindi devo fare complimenti ai miei compagni perché oggi abbiamo fatto una grande partita. Senti, fare un sei permesso anche il doppio palzo, il saltello sul dischetto. No, diciamo che non è facile, ma ci vuole anche un po' di fortuna, dai. È andata bene, sono contento, avevo bisogno a livello personale, ma più che altro sono contento perché ha portato un punto a questa squadra e secondo me ha grandi valori, prima all'interno dello spogliatoio e poi secondo me è una squadra che forse ad oggi non ha nemmeno espresso ancora quello che è il suo vero potenziale. No, diciamo che sono momenti in cui è bello, all'adrenalina, quindi la cosa che contava era far gol, ecco, però ripeto, sono contento per la squadra e per la Siena Lunghese, perché è una società seria e dove si sta bene, quindi ci meritiamo questo risultato positivo. Senti, ciao. No, sicuramente mi trovo meglio in campo. Meglio si fa. No, però a parte le battute, no, io credo che, come ho detto prima, questa squadra credo abbia dei valori importanti, perché c'è tanti giovani bravi che hanno un gran futuro davanti a loro, e quindi io mi metto a disposizione del mister dal primo giorno che è iniziata la stagione. Mi sono sempre messo a disposizione e quando mi chiama in causa cerco di fare quello che posso fare il meglio possibile. Qualche volta è andata meno bene, anche nel girone d'andata, mi ricordo in casa allo Scandiccio un episodio nel finale che poteva darci la vittoria. Oggi per fortuna ci ha dato questo pareggio e dà morale a tutto l'ambiente per finire insomma al meglio questo campionato. Sia tuo che di squadra? Ma sicuramente credo che il primo obiettivo, abbiamo sempre detto, si disse anche all'andata, è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, quindi mancano, se non sbaglio, 11 partite e quindi bisogna arrivare a, credo, insomma, superare 40 punti il prima possibile. E poi dopo vedere un pochino come siamo, dove siamo, ecco. E io spero che questa squadra possa guardare in avanti e non indietro e cercare di raggiungere, secondo me sarebbe bello raggiungere l'obiettivo playoff e cercare di giocarsi i playoff fino alla fine. Allora, il Siena credo sia una grande squadra e non c'entra niente, appunto, come ho detto anche all'andata, con questa categoria ha tanti giocatori importanti in tutte le parti. E veniva da due pareggi, se non sbaglio, sì. E quindi capita secondo me nell'arco di un campionato avere un momento di flessione, però ecco, credo che non hanno problemi a vincere questo campionato, anche se ovviamente ci sono ancora tante partite, ma comunque è una squadra forte.